È prevista la sosta tecnico inoperosa legata all'emergenza Covid-19 di altre due unità da crociera nel Porto Grande alla coppia della società Norwegian Cruise Line Holding alla fonda e in banchina dalla metà di agosto. Potrebbe seguire nei prossimi giorni l'approdo di altri due grattacieli del mare, mentre altri due dovrebbero attraccare nella rada di Santa Panagia. La nuova richiesta è stata inoltrata alla Capitaneria di Porto, che dovrà attivare tutti i controlli e le verifiche propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione. Con le tre grandi navi presenti da giorni nella rada di Augusta, il numero dei natanti da crociera in sosta tecnica nei nostri porti salirebbe a 9. Non è tutto, accanto all'attracco forzato di queste grandi navi sta per verificarsi il ritorno alla normalità del movimento crocieristico e Siracusa è uno degli scali previsti dalla Costa Crociere. Il 7 settembre è attesa la prima unità da crociera con a bordo i passeggeri Lassio a Bourne. La seconda nave da crociera di una compagnia francese dovrebbe approdare in banchina il 12 settembre. Anche in questo caso a bordo ci saranno passeggeri sottoposti ai tamponi oggetto di verifica da parte dell'autorità sanitaria marittima. In questa circostanza le due navi attualmente in sosta tecnica dovrebbero lasciare la banchina e il porto per trasferirsi ad Augusta, dove effettueranno gasolio in attesa di ritornare nel Porto Grande di Siracusa. Le polemiche sulla presenza delle navi in porto sono quindi destinate a proseguire anche nelle prossime settimane. Sono polemiche del tutto strumentali, afferma l'agente marittimo Alfredo Bocca di Fuoco. Ne stiamo sentendo di tutti i colori, anche che quelle due navi in porto assorbano così tanta acqua potabile da far rimanere a secco i residenti di Ortigia. Dalle autorità preposte ai controlli abbiamo ottenuto tutte le garanzie del caso, sia in termini giuridici, sia soprattutto sotto l'aspetto ambientale, con le emissioni in atmosfera ad impatto zero in assenza di zolfo nel combustibile utilizzato. Stiamo parlando di scali tecnici per consentire l'adeguamento delle unità navali alle misure anti-Covid. Del resto, a bordo vive un centinaio di persone che fanno tutti parte dell'equipaggio. Il nostro pensiero però è rivolto soprattutto alla ripresa dell'attività crocieristica, che è quello che più conta per la nostra economia.